scandalosa, perché stanno entrando in dittatura praticamente. È scandaloso che si dica si può manifestare tutto quanto quando poi dopo vengano sì, delle rappresaglie, ovviamente organizzate, perché è stato permesso a così di Forza Nuova di arrivare qui in piazza, quando in piazza lavoro non si arriva neanche le macchine. Noi la crisi non la paghiamo! Ciò che deve accadere accade, evocati da settimane e mesi, scontri sui quali c'è stata evidentemente qualche sottovalutazione da parte di chi era preposto a garantire la sicurezza, che in nessun modo però scalfiscono l'assoluta profondità di questo movimento, un movimento vero, trasversale, che è un movimento politico indipendentemente dalla libertà di ognuno di coloro che vi fa parte. Dunque, gli scontri di piazza di Area Roma, abbiamo un tremendo sospetto che si segue un copione già visto, già descritto da una persona come Cossiga, che ha ipotizzato appunto di infiltrare degli agenti provocatori all'interno del movimento studentesco e fare scoppiare una guerriglia in modo che ci possa essere la repressione. Che c'è l'entusiasmo, sono i loro diritti, però sono anche strumentalizzati, perché quella che parte come riforma delle elementari, che non ha ancora toccato se non economicamente il discorso dell'università, è già stata vista come una riforma dell'università, contro gli studenti, contro i baroni anche, perché poi è anche strana la convivenza, la simbiosi che c'è stata, addirittura ci sono tutti, bidelli, docenti, precari, ricercatori, sono tutti contro, qui non so se per partito preso o per altro. Poi anche per i pullman, chi li ha pagati i pullman dei ragazzi? Oggi si viene a sapere che li hanno pagati i partiti. I responsabili, i politici stessi, che hanno inasprito da una parte, da destra e da sinistra, gli animi. E poi il risultato è quello, che poi è gente giovane, ovviamente, forse anche loro avranno ideali anche puri, ma poi alla fine si scontrano. Poi si dà la colpa a destra. Io ho fatto uno sciopero 50 anni fa, 60 anni fa, per la meningite. Voi pensate questo perché noi studenti facciamo lo sciopero per la meningite? Certamente non sono state portate quelle modifiche che avrebbero dovuto essere state fatte. E quindi è chiaro che bene o male le generazioni si ribellano tra virgolette, però bisogna capire come farle ribellare, non arrivare all'estremismo puro. Per me c'è meno ideologia rispetto al 68, tanto per fare dei riferimenti. Che poi ha alimentato il terrorismo, poi tutto quello che ne è derivato. Adesso invece per me, ho detto, forse c'è il fatto di essere giovani, di voler vivere insieme l'occupazione, il controllare la scuola, ma non hanno le spalle coperte come idee. Sono un po' oggetto poi strumentalizzazione di chi ci sta dietro, secondo me. La storia dice che il movimento del 68 è stato strumentalizzato. Mi sono laureato, mi sono iscritto nel 66 all'università. Facevo il terzo anno di medicina e ho visto di tutto, da gente che non c'entrava nulla con l'università. Adesso ci sono i centri sociali, una volta c'era potere operaio che si infilava e c'erano le armi che giravano, per dirti che uno studente non si sarebbe sognato di avere tutta quell'attrezzatura, quello strumentario, per dire c'è molto spesso la buona fede viene carpita, viene strumentalizzata.
anche di chi voleva poi frequentare le lezioni e non poteva accedere perché c'erano i picchetti. Il nostro presidente, che molto spesso se pensasse prima di parlare farebbe bene, parlando di polizia, cioè per il discorso che dicevo, l'inasprimento degli animi, viene poi da tutte le parti, ti mando la polizia, cioè. Quelli che gli infiltrati, c'è pieno qua, eh? Io ne ho già scoperti due qua. Lei dov'è? Lei cosa fa qua? Maresciallo, perché maresciallo? Ragazzi, cosa stavo in casa nella mia villa a vedere questi figli che prendono bastonate? Veniamo, è una bastonatina a 60 anni, ce la prendiamo anche noi, una meraviglia. Così i miei figli di hanno papino si fa bastonare. C'è un filmato adesso, è andato online adesso, dove si vede benissimo uno di questi con le mazze che parla affettuosamente con un poliziotto, quasi da collega a collega. Ma è normale, si è fatto dai G8. Lo sappiamo che fanno così. Così che l'ha detto benissimo. Coprire i suoni della polizia con i suoni delle ambulanze. Dopodiché i giornali fanno il loro lavoro. Voi fate il vostro sporco lavoro. È più sporco il vostro lavoro che non quello dei poliziotti. Questi ragazzi sono gli artefici dell'antipolitica, sono quelli che parlano di rigasificatori, che parlano di inceneritori, di acqua potabile in mano ai comuni invece che alle multinazionali, che parlano di mobilità, di wireless, di WiMAX, sono quelli che da 4 anni fanno l'antipolitica. Bologna è una città complicatissima, io capisco che è complicatissima, perché vive un po' di rendita, è un po' snob, è difficile gestire una città così, però è una città meravigliosa, piena di studenti. Gli studenti devono tornare al centro della cultura, sono loro la storia, la cultura, il resto non è importante. Questa roba qua è nata spontaneamente, non c'è stato nessun leader qua che ha, è nata proprio in mezzo ai ragazzi e sta prendendo, e non mollano questi qua.